Buongiorno a tutti. Dice sempre che la seconda partita la titolare quando si rientra nel gol, tutto è più difficile, no? Sembra che un po' così, soprattutto nel secondo tempo, non riuscissi a fare quello che volevi. Sì, sicuro che a parte mia non era una partita di qualità, no? Come posso fare, ma fisicamente mi sento bene, il mister mi ha gestito perfetto, mi ha dato 3 partite dove sono entrato piano piano, con i doppi allenamenti, ora fisicamente sono dove ero anche prima, no? Come prestazione della squadra invece, diciamo che mi aspettavate un po' questa forza, questa volontà del Latina che insomma, si sta trovando la permanenza nella categoria, però forse pensate di poter dare meglio? Sì, sicuro che si può dare meglio, sempre si può dare meglio, specialmente in questa ultima giornata, ma come dico, anche la qualità di una squadra dove non si gioca bene, si prende un punto fuori casa, è significativa, no? Intanto non era una presentazione nostra grande, ma comunque un punto qui, dove ci sono ultime 3 partite, 2 a casa, tutto dipende da noi. Purtroppo infortuni sono i parti di nostro lavoro, no? Io sempre dico, se siedi a casa fermo non ti succede niente sicuro, così se fai 30-35 partite all'anno sicuro che qualcosa succederà. Io ti posso garantire che tutti dal numero 1 a 30 siamo professionisti, siamo a casa, mangiamo bene, tutto, ma Serie B è difficilissima, sono tante partite. Ora per esempio abbiamo giocato 4 partite in 2 settimane e sicuro che anche questo si è sentito un po'. Siamo più esperti e ora posso dire che anche possiamo giocare sul risultato, no? Perché quando facciamo un gol ci capiamo che si deve fare anche un secondo, ma prima di tutto che non si può prendere un gol, no? E così difendiamo tutti, facciamo tanto sacrificio. Anche il mister vuole questo da noi. Sì, come ti ho detto, in Serie B è difficilissima, ci sono tanti buoni giocatori, chi hanno giocato in Serie A, sempre si girano i giocatori in Serie A di Serie B, ma per me è difficile giocare perché sempre mi marcano 2 o 3, no? E mi piace quando si gira la palla veloce, quando resto 1 contro 1, dopo posso fare qualcosa significativo per la squadra, no? Ma io non lo so chi posso dire. Posso dire che il più difficile della partita è sull'allenamento, dove i nostri terzini sono bravissimi e soprattutto voglio dire che in allenamento mi danno più fatica. Sei un diplomatico, però un ambasciatore provato. Cercare insomma di guadagnare una posizione migliore se è possibile.
certo, sempre è obiettivo sempre vincere la partita. Mister ci dice sempre primo è obiettivo di vincere. Ora siamo dentro, è importante che siamo dentro playoff, ma come ho detto, tutto dipende da noi. Abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci qui. Di giro di andata eravamo non sapete dove. Ora non vogliamo perdere quella opportunità, no? Siamo più esperti, come ho detto prima, l'anno scorso abbiamo giocato playoff, così quest'anno speriamo andarci alla grande, ma come ho detto, con un grande sacrificio, con umiltà, come sempre, dopo partita a partita. Andiamo ora contro la Brescia, darci tutto, lottare per la maglia e dopo normale che vogliamo fare 3 punti. Io ti posso dire che ora siamo abituati, è proprio naturalmente questi movimenti, tutto che lui chiede, perché è già qui 6 mesi quasi, no? Intanto già sappiamo che vuole da noi, tutti fanno così, perché vuole un gioco veloce, sempre in movimento, profondità, palle avanti, così sappiamo tutti e si vede che funziona, no? Bravo, spero. Quest'anno spero che andiamo su. Io darò tutto come tutti i miei compagni per arrivarci su. Dopo vediamo. Che differenza vedi tra l'aspetto della scorsa e quello di quest'anno? Sì, io penso che quelli giocatori di esperienza danno quello salto di qualità, che è anche un po' di cadre che è più grande, né ci sono i più giocatori che anche nostra banchina, ma anche chi sono in tribuna sono un giocatore di qualità e non possiamo dimenticare questo. Così sempre il tuo compagno ti spinge che fai meglio e meglio, e così penso che è fatto questa la differenza di quest'anno. Ma ancora ho detto, niente non è finito, dobbiamo fare vedere sul campo. Grazie a voi.